io non sono stato preso come transessuale, io sono stato preso proprio come un, come si può dire, un evaso, perché io avevo tradito il governo nazista, perché io praticamente mi avevano obbligato a fare militare con i nazisti. Tanto poi pensavo di tagliare la corda. E invece? Siamo stati presi, che ci hanno portato nel campo di concentramento. A me mi hanno dato l'incarico di portare i cadaveri alla cremazione. Tutte le notti ne morivano un mucchio. E quando morivano, gonfiavano, diventavano delle palle. Prima di morire si gonfiavano. E poi dopo si sgonfiavano, rimaneva solo la pelle e le ossa. E alla mattina dovevamo stenderli tutti davanti alla baracca, tutti stesi. E poi veniva con quel carretto, dovevamo caricarli. Quello che mi ha dato più fastidio è quando sono arrivata. Uno era ancora vivo, mi guardava, però non si muoveva. Mi guardava e dico, ma ce n'è uno vivo ancora. Buttalo dentro, dai, tanto è già morto, dai, buttalo dentro. E alla notte vedevo anche molti che non ce l'avevano fatta, molti di quei ragazzini. C'erano i campi elettrici, alla mattina li trovavi appiccicati all'alta tensione. Si uccidevano perché non lo tolleravano, non si tollerava una vita del genere. Arrivato in casa, mia madre è svenuta, lunga distesa. Mio padre ha detto, ti è andata bene, credevamo che fossi morto, perché dicevano, avevano detto che ti hanno fucilato. E poi arriviamo, anche in casa non si è mai d'accordo. I miei fratelli hanno detto, è meglio che te ne vai di casa nostra, perché noi dove le ragazze che andiamo pensano che anche noi siamo tutti come te. Ho detto, ah ma io tolgo il disturbo. E così. È continuata la mia vita, ho lavorato, mi sono divertito fino a mi sono operato, sono voluto essere quello che mi sento di essere. Gnocca! Stando ai sondaggi, il prossimo 25 settembre potrebbe vincere il partito di Giorgia Meloni. Cosa ne pensa? Non tollero che si possa agire contro delle persone come noi che hanno subito la infrazione di essere stati trasportati in un campo di concentramento da una donna che si può permettere la sfacciataggine di dire di toglierci i nostri diritti. Questo non lo ammetto, non lo ammetto, è un'infamia. Deve essere eliminata questa cosa, perché è impossibile che si possa diventare così. Come si può definire una persona che ignora quello che abbiamo subito? Ma siete spaventosi, io vorrei dirvi, perché fanno schifo in queste persone che si permettono di toglierci i nostri diritti. Vergogna!